siamo arrivati a Brisighella. Il comune di Brisighella è un borgo antico, il più meridionale della provincia di Ravenna. Le origini del borgo risalgono alla fine del 200, quando il condottiero Maghinardo Pagani, il più grande condottiero della Romagna, edificò su uno dei tre scogli di Selenite quella che divenne la roccaforte più importante della vallata del Lamone, ai cui piedi si sviluppò il borgo. La via del Borgo, nota anche con il nome di Via degli Asini, è una suggestiva strada sopraelevata, quasi interamente coperta da archi di ampiezze differenti. Anticamente poggiata su una larga base di roccia, rivestiva un'importante funzione difensiva, attestata dalla presenza di una compatta fila di case a protezione del lato sud del Borgo. Solo in un secondo tempo lo zoccolo fu scavato per ricavare le stalle, fondaci e negozi, trasformando così il portico in una sopraelevata. Il nome di Via degli Asini deriva dall'uso di farvi passare le carovane di animali adibiti al trasporto del materiale delle vicine cave di gesso. La torre dell'orologio. La torre dell'orologio sorge sul secondo colle di Brisighella. È stata completamente ricostruita verso la metà dell'Ottocento sulle rovine di un preesistente insediamento difensivo del XII secolo. L'edificazione dell'attuale rocca venne iniziata da Francesco Manfredi, signore di Faenza, all'inizio del XIV secolo. Salvo un breve periodo, dal 1368 al 1376, la fortificazione rimase nel dominio della famiglia Manfredi, che la ampliarono. Dal 1503 al 1509 appartenne alla Repubblica di Venezia, che realizzò il grandioso mastio in aggiunta al preesistente torricino e le mura sui due lati. È chiusa. E così finiamo qui la visita. E questa è la torre dell'orologio, sempre di Brisighella, dove eravamo circa mezz'ora fa. Il santuario del Monticino sorge sul terzo colle di Brisighella. Fu eretto nel 1758-59 in sostituzione di un edificio preesistente. È un paese abbandonato questo qua. Stiamo attraversando Imola per andare a prendere l'autostrada. 300. Finalmente abbiamo imboccato l'autostrada per casa. Ha cominciato a piovere anche discretamente forte.